Non lo so, non avete curiosità, non avete domande? Forse sì, ecco, prego. Volevo chiedere alcune cose rispetto al caso di paglia. Il tipo di paglia con cui vengono fatte, se questa paglia ha un trattamento anche, non so, verso i parassiti, insomma, la paglia così presa, appena, voglio dire, viene separata dalla raccolta del grano e poi viene impaccata e basta, oppure viene presa prima. La seconda cosa che non ho voluto dire sono le connessioni tra le strutture orizzontali e i muri verticali, cioè se ci sono dei nodi particolari per connettere nel momento degli sforzi, insomma, tra i solai tra i muri portanti. Terza cosa, le normative, perché si viaggia, se ho ben capito, con muri da 100-120 e questo porta via sacco di volume, cioè di volumetria umile, no? Allora, non so, come noi vorremmo chiedere, voglio dire, delle modifiche normative, cosa è successo nel vostro caso, cioè, voglio dire, rispetto a questi problemi, se ci sono e se li avete affrontati. Quarta questione, il problema dei costi, perché diciamo, se si affrontano queste cose al di là delle questioni etiche molto interessanti, importanti, anche della sostenibilità eccetera, però poi il cliente da noi chiede subito: se faccio la casa tot spendo 10, se la faccio così spendo di più, non so, il problema dei costi anche là. Un flash sulle case in terra, io sono un artigiano, vivo a Vicenza da 65 anni, ma ho una casa di terra nelle Marche. Nelle Marche le case di terra erano pavimentate, erano queste cose, e erano fatte perché erano autocostruibili dallo stesso metallo, con la terra del posto, scavavano la zucca, la terra di argillosa dalle nostre parti. Ecco, ed è importante però il connubio terra paglia, perché il rotolo, venivano fatti di rotolo, sì, quest'altro, quindi come ha detto lui, siamo con lei, però viene con la paglia, cioè c'è un'armatura di paglia che come la marca più importante di adesso, insomma, no? con le fibre di una molto vecchia, per un certo capito, veniva armata con la paglia, non so di quale sono, ma anche veniva utilizzata la paglia non solo per quello, ma anche perché in realtà nella, diciamo, nel cronoprogramma del cantiere il pane non veniva messo in opera subito, rimaneva lì un po', per cui se io lo avvolgevo nella paglia gli garantivo quel mantenimento dell'umidità che mi serviva poi il giorno dopo anche per essere messo in opera. Era un insieme proprio di sì, ma perché alla fine normalmente la paglia, anche nel mattone in realtà c'è la paglia, serve per dare questa struttura, se vogliamo, ma soprattutto per una regolazione igrometrica dell'asciugatura, perché mi drena da dentro e fuori in maniera equilibrata l'umidità. Ecco, adesso penso che Werner sia in grado di rispondere alle questioni. A parte che posso anticipare, forse Werner ti sconto la prima risposta: la paglia viene usata così come viene raccolta e l'unico vincolo è che sia abbastanza asciutta, ma può continuare senz'altro lui. Va bene? Allora, comincio con i costi. Questa, naturalmente, questa è una importante cosa. Ci sono due differenti cose. Una, che quando fai una casa ti paglia come una ditta, quando sempre tutti i lavori fanno ditte per fare una casa. Questa è una cosa, e quando facciamo così è normalmente, io dico sempre che è lo stesso, il prezzo è lo stesso come una casa convenzionale, convenzionale, ma la chance, la cosa che è
più buona che in una casa di convenzionale, e che il prezzo per il riscaldamento dopo, quando vive in questa casa, questo è più basso, è veramente forse ancora 5 o 10%, così, e questa è la più buona cosa. Quando si fa una casa molto semplice, forse è ancora 10% meno. Questo è possibile. Quando si fa una casa di paglia, quando il cliente fa da solo questa casa, poi viene il prezzo basso, ma c'è tanto lavoro per fare una cosa così, e non è così semplice, perché sì, quando hai un cliente tempo da fare, e quando lui quando lui non ha due mani LinkedIn, che cos'è? Noi diciamo, quando un uomo o una donna ha due LinkedIn, manine deboli, no? No, sì, sì, sì. Okay. Poi è buono, poi si può fare. E l'altra domanda era normative per il, sì, le normative. Questo è una cosa che in Europa è sempre differente. In Svizzera abbiamo una regola che quando si fa una casa, quando i muri sono più forti che 40 cm circa, poi non si deve calcolare. Questo in Svizzera così, in Alto Adige era un tempo dove era anche così, di là era circa 30-35 cm, ma forse ha cambiato adesso, ma in Germania è anche così, come in Svizzera e in Austria si deve parlare con la comune, come voglio fare. In Italia normalmente è non è così, si deve calcolare tutto. Sì, c'è la possibilità di... C'è la possibilità di calcolare solo 30 cm, ma comunque bisogna rispettare le distanze dai confini. Sì, questo è normale, sì, questo è normale. Poi Schio scomputa anche quei 30 cm per edifici virtuosi, e può darsi che in futuro scomputi tutto quello che eccede i 30, i 25 da legge 21, quindi basta attivarsi e fare pressioni. Sì, ma questo è anche un problema quando hai una casa storica, quando ci sono case storiche in Svizzera dove i muri sono 3 metri così sotto, allora che cosa fai con queste cose? Allora io penso che è una buona idea quando una casa vengono muri forti, perché è una molto buona isolazione, poi è buono anche per la comune quando si dice noi calcoliamo solo 30 cm così, questo penso è normale, e forse va ancora 5-10 anni e poi in tutta l'Europa è così, forse. Allora, è anche vero poi che lo spessore del muro, soprattutto se lo correliamo alla trasmittanza, varia chiaramente a seconda della zona climatica, quindi probabilmente noi non abbiamo neanche la necessità di raggiungere quegli spessori che ci ha fatto vedere Werner prima in edifici che avete visto erano in alta quota, in zone dove l'inverno è molto più rigido che non qui, insomma. Sì, la terza domanda, la paglia è come la natura, è una cosa speciale. Per me, io prendo sempre la paglia del contadino, io parlo con lui o con quell'uomo o con quel donna dove pago la paglia, e parlo con e dice che cosa è importante per me, e poi io posso pagare al contadino un po' più. Per lui è una cosa che forse io penso è buono, è meglio quando il contadino quando io pago
un po' di più al contadino che quando pago io un po' più al handler, come si chiama? Il commerciante. Sì, chi rivende. E ci sono in Germania e anche in Austria, ci sono piccole ditte che fanno paglia per costruire, ma questa è una cosa, il prezzo è doppio o tre volte. Quando si fa così la paglia è un po' più preciso e un po' più sauber, che cos'è? Forse un po' più pulita, ma normalmente non è necessario. E io penso quando tutti i pali sono fatti così, poi il prezzo è tre volte più alto che adesso, è più importante che l'uomo o la donna che fa una costruzione in paglia, che quelli devono sapere che cosa è importante e che cosa non è così importante. Questa è la più importante cosa. E l'altra è sulla connessione fra le murature solari. E l'altra cosa, quando noi facciamo una casa con paglia grande, poi una paglia grande ha circa 320-350 kg il peso, e quando si mette paglia così grande sopra un muro, poi tiene tutto, perché è così pesante. Quando quando facciamo una costruzione con paglia piccoli, poi mettiamo dentro legno, circa, come si chiama? Dei pioli di legno, sì? Date, vero? Sì? Sì. Legno o anche tiranti in metallo, no? No? No. Alcune volte mettiamo anche all'angolo un metallo, perché, ma non fuori, è importante che un po' dentro, forse 30 cm, 40 cm, perché quando è fuori c'è un po' acqua di là, perché condensazione è possibile e questo non è buono. E una cosa è anche possibile che si prendi bambù, sì. Se è anche possibile. E quando hai una mura con paglia piccoli, poi hai un bambù circa 90 cm così, o un metro lungo, e in ogni corso si mette questo. Allora quando è finito tutto il legato. Sì, il legato è come un'armatura dentro questo, ma con i pali grandi non è necessaria, perché così forte e tiene molto buono. E l'altro, che questa è la curiosità, ecco, non so se forse era molto, sì, legato anche alla connessione tra solaio e muratura, la domanda, no? L'innesto tra la copertura, la struttura. Il solaio lo portate all'interno della palla grande, della balla di paglia. Il solaio, l'elemento orizzontale, lo mandate per metà spessore o magari di più dentro al muro? Perché possa avere un comportamento scatolare con... Sì, quando facciamo una costruzione autoportante, poi mettiamo sopra il muro legno così, e normalmente andiamo con il solaio, sì. fino fuori. Addirittura è passante rispetto al muro, quindi sì, poi anche la parte rimanente di muratura pesa su quell'elemento, lo connette in maniera molto... Perché è meglio per la statica, perché quando è dentro è eingespannt, che cos'è? Sì, la flessione aiuta, sì, contrasta la flessione, quindi sì? Tiene... Uh-huh. Ci saranno degli ingegneri in sala, io sono un architetto, penso che forse non riesco a spiegare adeguatamente, ma se ci sono riescono a capire, insomma c'è un'interazione completa fra il solaio e la muratura. Il solaio non è semplicemente innestato per qualche centimetro, ma la attraversa completamente, quindi... Sì, poi vedevamo anche degli spinotti che venivano inseriti, insomma, quindi, perché rimarrebbe il problema di uno scivolamento eventuale della parte di muratura superiore.
sul solaio, però abbiamo visto dei connettori che venivano posati, quindi credo che...